Ciao bellini, benvenuti o bentornati sul canale. Quello di oggi è un video che mi avete super richiesto da quando ho aperto il canale. Questo appunto sarà il video sulle mie serie TV preferite. Ma prima di iniziare ad elencarvi quali sono, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre attivi con le notifiche e aggiornati su quando pubblico un nuovo video. Una delle prime serie TV con le quali sono andata super in fissa quando avevo circa 13-14 anni è Ossi. Ovviamente serie TV fantastica, ma che ho tagliato e finito di guardare dal momento in cui è morta. Una dei quattro protagonisti della serie TV e che secondo me dava abbastanza base a tutto quello che era il telefilm, senza di lei non aveva più senso con la sorella, boh. Non per fare spoiler, ma vi consiglio di guardarlo fino a quando viene cancellato il suo personaggio dalla serie TV. Altra serie TV super importante per me, principalmente perché ha ispirato anche un po' a quello che è il nome del canale, è Gossip Girl, del quale personaggio chiave mio preferito sicuramente è Blair Waldorf appunto, ma che poi negli anni mi sono trovata a incrociare spesso anche il parere mentale di Serena van der Woodsen, quindi boh, anche sul canale è venuto fuori ovviamente una fusione dei personaggi in me, però ovviamente quello che è stato il mio personaggio di ispirazione quando ero più piccola è stata Blair Waldorf, ecco perché il canale ha il nome Gaia Waldorf. Penso da sempre, fin da quando ero piccola, avevo 8-9 anni, ho sempre visto invece, vabbè, Una mamma per amica con il titolo originale in inglese Gilmore Girls. Boh, è fantastico, mi sono sempre ritrovata nel rapporto con mia madre, con quello che è il rapporto tra Rory e Lorelai. È fantastico e vi consiglio di guardarla, ma non vi consiglio di guardare lo spin-off. Penso che ripeterò molto spesso questa frase, non guardate lo spin-off, perché generalmente creano casini. Non so perché devono sempre rovinare tutte le mie stagioni preferite. Altra serie televisiva del quale vi parlo e vi ho già parlato è Grey's Anatomy. Voi lo sapete, adesso siamo arrivati alla 14ª stagione e sono super contenta di come stanno evolvendo i fatti. È sempre molto bello, cioè non mi ha mai annoiata come telefilm, anche se siamo arrivati a 14 stagioni e abbiamo superato le 300 puntate, quindi boh, non mi ha mai annoiata comunque. Altro telefilm medical drama che ho adorato, ma Super 90s è Nip and Tuck, è molto pesante, cioè soprattutto a livello di immagini è molto cruento, gli interventi sono molto pesanti, soprattutto perché comunque sono interventi di chirurgia plastica e quindi sono interventi al quale le persone molto spesso si sottopongono in maniera molto frivola, specialmente nel telefilm viene mostrato quanto sia effimera. La gente che generalmente frequenta gli studi dei chirurghi plastici e questo, vabbè, fa molto ridere. Ovviamente poi ci sono anche situazioni molto importanti dove vengono affrontati casi abbastanza particolari, importanti. Nonché i due personaggi protagonisti del telefilm, Christian e Sean, hanno delle vite molto particolari, sicuramente molto contrastanti l'una con l'altra. È molto divertente come si evolvono tutti i fatti, abbastanza anche scabroso e pesantino, ecco, lo suggerirei a persone che hanno già superato i 16 anni e che non si impressionano facilmente, ecco. A proposito di impressionarsi, un altro telefilm che mi è piaciuto tanto è Ghost Whisperer, un'altra delle serie TV che ho guardato fin da piccola e mi è piaciuta molto. Mi dispiace che sia finita un po' così, nel senso tagliata, da un momento all'altro basta. Appunto, non c'è più un continuo. Si pensava all'arrivo di una sesta stagione, ma non è mai arrivata. Ormai penso che i personaggi protagonisti siano anche invecchiati, quindi non avrebbe neanche più senso rifarla. E soprattutto è sempre meglio che evitino di toccare le serie TV poi dopo tempo, perché fanno casini allucinanti. A me non piacciono gli spin-off in generale, anche di cartoni animati, di tante cose. Ovviamente, altra serie televisiva, un po' a tematica ghost, fantasmi, streghe, è Charmed, che ho seguito fin da, penso, elementari su Rai 2, come credo ognuno di voi, e è una serie televisiva molto bella, cioè mi è piaciuta un sacco. La mia sorella preferita delle 3/4 è Phoebe, Alissa Milano. È molto carina, come serie televisiva, è leggera, è molto divertente.
Nell'ottava stagione cambia completamente la situazione, diventa meno leggera, più improntata appunto su una serie televisiva che deve finire, quindi personaggi abbastanza in conflitto tra di loro, diventa un pochino più pesante, però comunque rimane una serie televisiva frizzantina e leggera, consigliabile a un pubblico di circa qualsiasi età. Altra serie televisiva dedicata alle streghe, ma di certo non consiglio a un pubblico giovane, ma consiglio a chi è più appassionato a film, diciamo, sulla tematica quasi horror, è Salem. È un telefilm molto più crudo ma particolare, mi piace molto la loro visione della stregoneria e di come viene presa abbastanza alla lettera anche la visione della Wicca, quindi della Black Wicca e White Wicca. È un telefilm fatto molto bene, a me è piaciuto, è ovviamente pesante e non lo consiglio, come vi ho già detto, a un pubblico che vuole guardare qualcosa di leggero e frizzante. Ecco, questo è un telefilm abbastanza pesante, è un telefilm di un certo livello e quindi lo consiglio a un pubblico a cui piacciono serie TV abbastanza tendenti all'horror. A proposito di serie TV tendenti all'horror, American Horror Story era una delle mie serie TV preferite, ma da Hotel in poi a me onestamente non sta piacendo più, forse perché manca il personaggio di Jessica Lange, che per me era l'attrice base dentro il telefilm. L'ho sicuramente adorata in Coven, quando interpretava Fiona Good, elegante, super wow, l'ho adorata. Ma anche nei panni di Suor Jude nella seconda stagione era veramente adorabile. No, veramente erano molto belle. La prima stagione è stata quella forse un pochino più noiosa, ma molto più drama. Invece le altre erano quelle più sopravvincenti, piene di colpi di scena, ma anche abbastanza più leggere. Quindi fondamentalmente non è un telefilm horror così tanto horror da non essere potuto guardare, non è così pesante, è anche abbastanza leggero. A me è piaciuto moltissimo, moltissimo Freak Show, perché boh, mi ci sono ritrovata un po' all'interno del mondo freak e all'interno dei personaggi, lo so, è un po' strano detto così, non lo so, non mi sento un mostro, però è molto carino, cioè boh, comunque come serie televisiva mi ha preso molto e mi è piaciuta tantissimo. Una serie televisiva che invece io consiglio a tutti i teen è 13, la prima stagione, perché la seconda non l'ho ancora guardata e non so se la guarderò perché me la stanno bocciando tutti, ma come vi dicevo prima, gli spin-off ogni due, è sempre un po' un potenziale casino, quindi bisogna stare molto attenti a prendere tutto con le pinze. La prima stagione comunque è molto bella, io l'ho trovata molto interessante, non come idee da prendere, come spunti da prendere a scuola, ecco, non prendetelo come spunto di cose da fare, ma come spunto di cose che non vanno fatte, quindi capire un po' qual è il messaggio che il telefilm ci vuole dare. Il messaggio del telefilm è palese: il bullismo porta le persone a soffrire, quindi nulla da dire che non vi hanno già detto miliardi di altre persone, penso e spero i vostri genitori ogni giorno. È sempre meglio evitare di discriminare o in qualsiasi modo far sentire non al proprio agio le persone nelle loro comfort zone, nei loro posti. Quindi tipo ad esempio la scuola deve essere per ognuno di noi, deve essere per ognuno di voi, perché la scuola non vado più, un luogo di comfort, una zona dove noi possiamo stare bene con noi stessi, sentirci a nostro agio e non sentirci di certo discriminati o comunque avere per forza e dover per forza subire il giudizio delle persone. Ogni tanto è meglio tenersi il proprio giudizio per se stessi e pensare di più a se stessi e come migliorarsi che a pensare agli altri. Quindi 13 assolutamente io ve la consiglio come serie TV, guardatela e magari fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, ma fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto di tutte le serie TV del quale vi sto parlando, se l'avevate già vista, se vi interesserebbe vederle, fatemi sapere un piccolo parere sulle serie TV del quale vi ho parlato. Tema sicuramente super toccato, bullismo, omofobia, all'interno di un'altra serie TV che ho adorato, che è Queer as Folk. Esistono due versioni, la versione UK e la versione USA. Ovviamente le storie sono identiche, vengono solamente interpretate da ovviamente personaggi differenti, in quanto una si svolge in Inghilterra, l'altra si svolge non mi ricordo neanche dove, però in Inghilterra, una a Pittsburgh comunque, che è quella americana. E tra le due vi devo dire la verità, ho preferito veramente la versione americana, perché l'altra è estremamente più frivola, frizzantina, classica cosa un po' all'inglese. È una serie TV che parla di un amore particolare, quello tra due ragazzi, uno molto più piccolo e uno molto più grande, ma non parliamo di un sessantenne, parliamo di un uomo di
che ha un lavoro, che ha una vita sua, e di un ragazzo che è uno studente, e di tutti i problemi che si incontrano all'interno di una relazione di questo tipo. Telefilm invece super frivolo, ultimo telefilm del quale vi voglio parlare è quello che ho guardato grazie alla mia amica Brisen. Ti mando un bacio tesoro se stai guardando il video. Scream Queens, un telefilm stupendo. Uno perché vabbè c'è Emma Roberts, altro personaggio che mi piace molto di American Horror Story, del quale non vi avevo parlato prima. Ma comunque trovo questa serie TV molto divertente e allo stesso tempo banalmente mi ci ritrovo nei personaggi. Quando ero piccola, quando avevo tipo 16-17 anni, ero un po' una Chanel anch'io. E sì, ora mi imbarazzo molto della cosa, ma penso che forse in realtà voi ve ne eravate già accorti. E quindi, questa appunto era l'ultima serie televisiva che vi suggerivo. Vi ripeto di farmi sapere qui sotto un pochino cosa ne pensate di tutte queste stagioni del quale vi ho parlato. E io vi mando un grosso bacio. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. E quindi, a presto villini. Ciao!